E noi abbiamo individuato, perché poi tu ovviamente lo devi calare sul territorio, tre assi principali: Green Work, Green Food e Green Work. Green Work, tutte le attività sostenibili, ecosostenibili, genericamente della green economy, ma anche delle nuove tecnologie, sono tantissime, è un settore enorme, in cui è un settore, una serie di settori in cui investono in tutta Europa e in tutto il mondo, solo noi qua non investiamo, ma gli devi creare condizioni e quindi devi creare un distretto produttivo ad hoc, in cui tra l'altro dici semplicemente a chi già c'è, vai con lo caccia, gli dici riconverti, ti diamo i soldi, i fondi europei per riconvertire la tua produzione alla marangone, invece di fare gomme, puoi fare con la stessa gomma e i nuovi materiali, le nuove plastiche, tutta una serie di altri prodotti che oggi hanno grande mercato. E quindi più di dirti guarda, hai fatto danno, non ti facciamo pagare il danno ambientale, ma almeno ti diamo anche i soldi per riconvertire, beh, cambia il modello di sviluppo. Più di questo, green food. Allora, una, torniamo alla prima slide che c'eravamo qua, l'asse relativo alla produzione agricola. Allora, si può tornare a fare produzione agricola, perché non è vero che la Valle del Sacco è tutta inquinata, non è vero. È vero, ci sono dei terreni inquinati in cui tu non puoi fare attività agricola, ma prima di tutto la Valle del Sacco non è solo l'asta sulla Valle del Sacco, ci sono tutte le altre aree, e che sono quelle tra l'altro che hanno la maggiore vocazione agricola. Ma la puoi fare in tante aree e devi recuperarla assolutamente, soltanto che bisogna fare una serie di interventi. Per esempio, la comunità europea ci dice che fino a 20 ettari di terreno le aziende devi superare la soglia dei 20 ettari perché le aziende siano produttive, quindi devi mettere insieme i produttori, devi fargli produzione aerogastronomica di qualità, perché quella sul mercato rende. È inutile che mi fai gli analisi di ciociaria, devi fare i prodotti autoctoni, gli devi dare il marchio di qualità. Lo stesso, sono tutti interventi, tra l'altro molti di questi sono anche stati elaborati dalla stessa Regione Lazio, il problema si tratta di applicarli, cioè per esempio sulla Regione Lazio troverai sulla parte agricola un sacco di cose, un sacco di studi, un sacco di dati, più che in tutte le altre cose, questo ti dice com'era la Valle del Sacco e com'è ancora, però bisogna attivarli, cioè bisogna metterli in pratica. Sono già tutti, non solo dal punto di vista europeo, ma proprio per la Valle del Sacco ci sono tutta una serie di proposte di interventi perfette, soltanto non sono state mai applicate. Applichiamole, ci mancano i soldi, utilizziamo i fondi europei. Con 3 miliardi e mezzo la voglia di far Valle del Sacco. Green Touring. Allora, io faccio sempre questo esempio, ormai con i miei si saranno scocciati che lo faccio sempre mio. C'è il censimento del patrimonio culturale, dei beni culturali della provincia così non esiste, sul sito del Ministero dei Beni Culturali. Ci andate, un po' nascosto il link, ma c'è. E io me lo sono andato a scaricare, ho inserito la USB, non si scaricava mai. Grazie, 300 mega. Cioè, abbiamo un patrimonio spaventoso in un territorio così relativamente piccolo, un patrimonio spaventoso, non è valorizzato, nessuno lo ha mai fatto, quindi uno degli assi strategici è valorizzato. C'è un bellissimo rapporto di Federculture, che è l'agenzia della Presidenza del Consiglio, che ti dice come, per fare sviluppo, come devi incrociare, devi fare i programmi, i progetti implementando tre assi: enogastronomia, turismo e valorizzazione del bene ambientale. Allora, facendo questi tre assi fai sviluppo economico, cioè produci valore economico. Noi ce l'abbiamo tutti e tre, si tratta soltanto di fare gli interventi. Guardate che noi gli interventi che abbiamo adesso, questi sono in generale, sono estremamente dettagliati, azione per azione, intervento per intervento. Come si fa? Perché poi non è che ce lo siamo dovuti elaborare, l'abbiamo trovato già scritto, è tutto già scritto e elaborato, noi abbiamo inventato veramente pochissimo. Recupero e valorizzazione del territorio, urbanistica e culturale, per esempio, a parte l'aggiornamento, la rete internet alta velocità è quasi una banalità che serva, però per esempio per contrastare il consumo di suolo, si possono recuperare
la quantità e per riattivare i centri storici, perché noi abbiamo i centri storici tradizionali della Valle del Sacco che sono tutti, come dire, in crisi perché la gente non abita più lì, si è persa la residenzialità, vanno a vivere a valle dove si è costruito e quindi si è consumato il suolo per recuperare i centri storici e arginare il consumo di suolo. Abbiamo visto una serie di misure, uno per esempio di quelli è il riutilizzo degli immobili dismessi. Abbiamo scoperto, questa è una delle cose che magari uno non scopre facendo, incrociando i dati e facendo un po' di ricerche, che in particolare nei centri storici c'è un patrimonio enorme di immobili di proprietà pubblica, dai comuni alla provincia, alle ASL, alle regioni, c'è di tutto, ministeri, cioè un patrimonio edilizio enorme non recuperato e non valorizzato. Abbiamo per questo utilizzato e creato un modello di uso, di riuso di questi immobili, per cui una parte può essere utilizzata per fare centri storici, centri polifunzioni culturali, turistici, famosi attrattori turistici e culturali, ma una parte può essere utilizzata con un modello urbanistico che è anche un modello finanziario per attirare di nuovo la residenzialità nei centri storici e favorire le categorie svantaggiate. Ve lo accenno molto rapidamente perché sembra può essere un attimo complesso spiegarlo, ma alla fine è molto semplice. Dato un certo immobile, io con un progetto di finanza dico al privato: caro privato, se tu lo acquisti all'asta e vediamo che vince, devi però fare metà o circa dell'immobile lo puoi vendere, affittare o gestire come meglio credi, l'altra metà lo puoi vendere e affittare soltanto ai prezzi che ti dico io, e per chi non può acquistare, non può stipulare il mutuo, interviene un istituto di private equity che dà la garanzia. È un modello che hanno applicato benissimo a Trento nel complesso Le Albere e hanno venduto tutto e hanno recuperato un'area dismessa della Michelin, e funziona, hanno applicato in altre parti. Quindi uno dei modi per recuperare, perché ci sono altri immobili dismessi, è questo, per recuperare residenzialità e tutto il resto del territorio culturale e formativa. Allora, un problema fondamentale è questo: io faccio un nuovo modello di sviluppo e creo quel tipo di aziende, poi ci devo dare anche la forza lavoro, e la forza lavoro deve venire dal territorio. Noi abbiamo un modello formativo che ma nemmeno tarato sul vecchio modello industriale, non ce l'abbiamo proprio, cioè nel senso che se io metterò, se riusciremo con la legge metterà delle nuove aziende, del nuovo distretto produttivo che fanno le nuove tecnologie, io dovrò formare gli ingegneri e la forza lavoro che sta lì dentro, quindi non mi servirà la facoltà di economia e commercio, ma mi servirà con l'ingegneria. Non mi servirà l'istituto tecnico generico, mi servirà un certo tipo di istituto. Negli assi di intervento europeo che stanno in questo di forfero, una parte molto grande è dedicata alla formazione. E qui bisogna, e anche lì ci sono i fondi europei per farlo, bisogna dare un nuovo impulso a un certo tipo di formazione, che non è solo quella tecnica, ma anche quella istituzionale. E Cina. Qui genericamente, molto nel dettaglio, no, cioè non è nel dettaglio, c'è l'indicazione di quali sono le risorse finanziarie che supportano la legge. Fondi Porfer, già ve li ho detti quali sono, ci sono tutti, che sono i fondi famosi indiretti, poi ci sono tutti gli altri programmi europei a cui si può accedere. Ovviamente Project Finance e Private Equity si possono utilizzare, bisogna vedere come, ma si possono utilizzare benissimo. E poi ci sono tanti, non è vero che i soldi non ci sono, ci sono, bisogna vedere come li usi. E volevo solo dirvi questo, tornando un attimo, noi la legge l'abbiamo costruita partendo da questo, cioè dati, perché è chiaro che la prima domanda che ti fanno è sì, vabbè, tutto bello, però dove prendi i soldi? Ecco, allora, portfolio, assi, programmi. Sulla base di quello noi ci abbiamo, e utilizzando il modello di sviluppo e di recupero che ci ha dato a livello europeo, l'abbiamo messo insieme e quindi alla fine abbiamo soltanto dovuto mettere, sovrapporre le due griglie e quasi tutto è venuto da sé. Non è che ci siamo, ripeto, inventati niente.
Come giusto per dire di farsi tempo di iniziativa, noi nella prima fase, appunto, come spiegavo prima, raccogliamo le adesioni, i suggerimenti, le mettiamo in un testo di legge. Abbiamo stabilito che dovevamo depositare il tutto entro il 31 maggio, ma non ce la faremo, ma non tanto perché, ma perché arrivano, tanti contributi stanno arrivando adesso, quindi non, siccome non vogliamo escludere nessuno, mettiamo tutto dentro. Luisa sarà sicuramente, saprà sicuramente quali sono le altre fasi, raccolta delle firme e poi deposito il testo di legge. Entro 6 mesi, se non lo votano, allora poi vediamo che succede. Questo è lo schema proprio della legge, come dire, tecnico, quali sono i capitoli. Noi non abbiamo fatto il vostro, tra virgolette, errore, cioè non è un errore. Noi nella legge ce lo mettiamo il documento d'attuazione, perché non ci fidiamo. Noi, visto che abbiamo fatto tutto questo lavoro, allora a questo punto noi il regolamento d'attuazione ce lo mettiamo così, quando viene approvato, anche il regolamento d'attuazione, altrimenti c'è il rischio, come è già successo altre volte, io vi faccio un bel regolamento d'attuazione, una bella legge e poi, però non si può attuare perché non c'è regolamento. E credo che voi siete in una fase in cui dovete spingere tantissimo per riuscire a mandare avanti questo regolamento. Invece noi ce lo mettiamo già lì. Ci sono però tutte le scadenze già nella legge. Benissimo, ci sono le scadenze, ma noi facciamo, visto che la dobbiamo fare questo sforzo, visto che la proposta è, mettiamoci anche questo alla fine, che sì, ci costerà ulteriore tempo, elaborazione, fatica, eccetera, ma mettiamoci dentro così, chiudiamo il cerchio e siamo sicuri che se questa va in consiglio, cioè ci sono tutti gli elementi. Perché poi un conto è che ti approvano la legge di principi in consiglio regionale, un conto è che ti approvano, a parte ci devo. La questione è avversata. Anche Facciamo. perché poi quello che manca vorrebbe. Vabbè, scusa, non mi Sì, faccio ma no, è parlare. finito perché questi sono i gruppi di lavoro che abbiamo costituiti a seconda delle parti della legge, quindi ognuno di noi ha i suoi compiti, cioè ognuno fa il coordinatore del gruppo, qua nel gruppo collabora chiunque, nel senso anche esterno addirittura al comitato, e dà il supporto, e poi queste sono le cariche e i vari componenti del comitato che adesso si sta allargando molto rapidamente, nel senso che siamo partiti. Che erano 7-8, già adesso ufficialmente siamo 15. Nei prossimi giorni si aggiungeranno altri, cioè arriveremo a essere forse più di 20 persone attive. Ed è già sono troppe. Perché poi devi coordinare tutto il lavoro che fanno 20 persone su una cosa così ampia, articolata, non è semplice.